si sono separati praticamente dopo che si sono sposati, hanno fatto tempo a firmare le carte, poi un tempo di bere un bianco Sarti e poi si sono hanno divorziato. E sì, penso che sia stato un grande amore, perché comunque mio padre non durava, cioè non durava proprio neanche un anno, credo, con le donne. Mio padre non riusciva a durare neanche il tempo veramente. Invece loro sono stati insieme, credo, 10-11 anni, e poi si sono sposati, come spesso accade anche in questi giorni, quindi la regola vale sempre: appena ti sposi, poi sembra che la polvere magica finisca. Si sono separati subito dopo, si sono sposati e separati proprio, hanno fatto lo stesso giorno, hanno fatto le carte lo stesso giorno, ci sposiamo e ci separiamo. E quindi sono nato proprio mentre si erano appena sposati, ho avuto il tempo di vederli insieme così, poco. Uno o due anni, e poi già erano, ognuno per la sua strada. Però sono rimasti grandi amici, anche io non ho mai visto i miei genitori litigare in vita mia, che è stata una cosa fantastica, veramente fantastica. Beh, ti ha dato anche una grande serenità poi. Da morire, non mi hanno mai pressato, non mi hanno mai, anche essendo poi figlio unico, capito? Quindi sai, quei figli unici mi hanno sempre dato una libertà enorme. Ti senti un po' libero come il tuo papà? Sì, come lui, nessuno sarà mai libero come lui. Lo conoscevi bene? Molto bene, molto molto bene. Credo di essere una delle persone che ha conosciuto meglio mio padre, nonostante è stata una persona che l'ha frequentato, diciamo, non tantissimo, perché ai tempi, ai bei tempi in cui non esisteva il cellulare, non si poteva trovare. Oggi non avrebbe potuto neanche fare la carriera che ha fatto. Perché oggi ti rintracciano, ti prendono ovunque, telecamere, cose. Lui era imprendibile. È fantastico. Nel 2012 andò in onda una fiction dedicata alla vita di tuo padre. Walter Chiari, Fino all'ultima risata, interpretata da Alessio Boni, e tu hai aiutato proprio alla stesura della... Ho fatto un cameo, perché sono andato a trovarli a Torino durante il set per vedere un attimo. Ho visto Boni, che era identico a mio padre, qualcosa mi ha... Da lontano, bravissimo. Mi ha... Bravissimo. Fatemi Boni. Vedere il cameo di Simone. Eccomi qua! Forza Follonico per vedere. Grazie. Tu mi devi fare. No, tu mi devi fare autografo. Devi fanno. E dove te lo faccio, scusa? Me lo fai solo, me lo sinceramente la testa. Tu solo la testa, tu fammelo qui, non ti preoccupare. Ma sei sicuro? Vai tranquillo, Walter, che sei ganzo. La mia mamma dice anche che ci assomigliamo. Ma va! Ti giuro! Dai, saluti e faccio la mamma! Grazie, Walter, sei ganzo! Grande! In realtà questo cameo non era assolutamente in progetto. Io mentre stavo girando ho detto al regista: dai, mettimi dentro, mi metto una cosa, faccio un fan che dice: Madonna, come ci assomigliamo. Era una battuta, no? Come era? È venuta bene, eh? Mi sono messo questa cosa, ho fatto un altro accento toscano così improvvisato per... Ma non era... Infatti ho detto: come mai hai fatto l'accento toscano? Boh, perché ho detto: senti, non voglio fare io con la mia voce, voglio fare un fan. Che accento vuoi? Siccome riesco a fare tanti accenti, io metto: fammi il toscano. Fammi il napoletano. Grazie, bella, Babba lì, sita giù, Babba lì, quanto è bella, Babba lì. Madonna, vestita tutta bella, a festa. Si vestita a festa, Babba lì, so. Ma quanto è bella, Babba lì. Hai sentito, perché a Prodino non si sentiva, hai sentito che facevo una napoletano? Ho sentito tutto. Benissimo. Bravissimo. Bravissimo. Benissimo. Quasi quanto il sarchiapone. Bene. Conosci, sei preparata, brava. Nonostante la tua giovane età, conosci il sarchiapone. Lo conosciamo ancora meglio così. Vado bene? Niente di grave, ma poteva anche essere peggio. Ma, scusi, ma come ha fatto? È stato il sarchiapone? Scusi, chi è stato? Il sarchiapone. Sarchiapone? Sarchiapone americano. Ho messo la mano lì, nella gabbietta, lui zazza, e mi, guarda, momenti lo stacca. Va. Il sarchiapone. Sarchiapone. Ah. Ma come nascevano i suoi sketch? Lo sai, ne avete mai parlato, non lo so. Intanto scusatemi, io vorrei che faceste un applauso a Carlo Campanini, che era un attore straordinario. Straordinario.
Perché poi quando riguardo queste vecchie clip, poi non è che c'è solo mio padre, c'è vicino Agus, c'erano dei mostri, e quindi io non guardo mio padre perché mio padre ormai lo conosco, mi guarda allo specchio e vedo lui, guardo il resto, quindi vedi questi attori fantastici, sti Agus, che veramente poi si dicono sono dimenticati i vari Tognazzi, Chiari, figura di questi altri che erano mostri anche loro, totali. È sempre un piacere vedere queste immagini, veramente, sempre un piacere. Il Sarchiapone e tutte queste cose qua, mio padre le inventava col fratello Osvaldo al dopo lavoro dell'Isotta Fraschini negli anni fine 30, primi 40, fine 30. Loro al dopo lavoro, mio padre ha inventato lì il Sarchiapone, il balbuziente, tutte le cose che poi negli anni 50-60 sono diventati il repertorio a teatro e la rivista. Lunghissimi. Monologo, lui è stato il primo, perché sai, in Italia purtroppo in Italia siamo pieni di cultura, ma non la conosciamo, questa fantastica questa cosa. Gli italiani hanno il paese più colto, ma non sanno niente di che cosa hanno. E cosa mi hai chiesto? Mi sono perso? No, i monologhi, se... Ah, il monologo, sì. Se nascevano... perché lui è stato appunto forse uno dei primi proprio. Esatto, TV a fare dei lunghissimi monologhi. Cosa volevo dirti? Mio padre è stato... Come nascevano? Non lo sa nessuno. Mio padre è stato assolutamente il primo stand-up comedian della storia italiana. Voi dovete sapere che durante gli anni della rivista, il comico era un personaggio che usciva fuori di solito, quasi sempre, come Totò, come Macario. Aveva qualcosa che lo caratterizzava. Totò aveva la bombetta, aveva già la mascella storta, quindi già faceva ridere Totò di suo per un difetto fisico. Macario si faceva le gote rosse, il ciuffettino. Tuo padre? Mio padre invece era bello, è alto e prestante, perché è stato ex pugile, professionista a Milano, campione lombardo, ma era bello. Non fai il comico quando hai quel fisico, e quindi non si voleva truccare, e quindi per far ridere tu sei costretto a parlare, e lì dovevi inventare per far ridere. Abbiamo qualcosa di Studio 1. Come voi non sapete forse, le tombe non le facevano i faraoni dopo la morte, le facevano mentre erano in vita. I faraoni andavano a vederle e sceglievano la più bella. Ed erano un po' futili, già i vestiti quasi femminili, avevano collane, così, degli orecchini, le cose. E parlavano delle tombe come le donne oggi parlano delle toilette, dei modelli. Ho visto una tomba ieri meravigliosa. Peccato che mandava un po' stretta di spalle. E poi non so, non farti più le tombe da Mohamed Fellah, sai? Tutte sbagliate, sembrano belle quando le vedi. Poi addosso stanno malissimo. Questa non l'ho mai vista. No? Questa sulle tombe mi mancava, questa non l'ho mai vista. Vedi quante cose ancora ci sono, che è fantastico. E canzonissima invece? Hai visto tanti pezzi? Canzonissima! Vediamo se ti meravigliamo anche adesso con quest'altra sua performance. Che differenza passa fra uno che ha 150 milioni e uno che non li ha? Esattamente 150 milioni. Uno che ha 150 milioni può fare il bello e il cattivo tempo. E chi non ce l'ha deve stare a quello che dice il colonnello Bernanke. Uno che... uno che ha 150 milioni va al ristorante, paga il conto con un biglietto da 50.000 lire e dice il resto mancia. Uno che non ha 150 milioni paga al ristorante il conto con un biglietto da 1.000 e dice il resto manca. Se il medico ti dice che il fumo ti può danneggiare nel tuo lavoro? Se non hai 150 milioni, smetti di fumare. E se ce l'hai, smetti di lavorare. Ah. Uno che... Paolo Panelli, Mina... Grande Paolo Panelli, bravo. Appunto, Baltecchiari. Senti, subito dopo... era già fidanzato con tua mamma? Sì, sì, sì. Era fidanzato qui con tua mamma? Sì, sì. E dopo poco si sarebbero sposati, perché non si sono sposati in Italia, ma a Sydney. Sono sposati in Australia, a Sydney. Ma perché? Perché mio padre ha fatto un film di Michael Powell, che è un regista mostruoso statunitense, ha fatto questo film che si chiama Their Weird Mob,
ed è la storia di un italiano, siccome in Australia c'è una comunità estesissima di italiani, lui ha fatto questo film in cui era un italiano che andava a lavorare in Australia, e questo film è diventato proprio nella cultura australiana un film importantissimo, tra i tre film più visti. Più importanti, sì, The Real Mob. E lui era andato, perché il babbo è stato con Ava Gardner. Negli anni 50, per 10 anni potevo essere figlio di Ava Gardner. Pensa, adesso sarei stato ospite di Oprah Winfrey al posto tuo in America. Hai capito come ti è andata male? Ha colpito me la mamma così, non so se avete capito, però va bene. E lui era stato a girare un film che si chiamava The Hut, la capannina, con David Niven, l'altro forse Stuart Granger. Che ruolo faceva? Lì faceva uno Zulu, faceva un nativo, pensate, nato a Verona, italiano, faceva un nativo, diciamo, di queste isole tropicali. Ma non poteva sposarsi in Italia, perché si sposa lì? Io non ho capito. Perché lui poi da quando, lì ha girato in Australia, quando ha visto l'Australia lui è impazzito, ha detto, Alita, vieni. Ha comprato casa, lì avevamo casa, avevamo tutto. E quindi lei prende un aereo e va a sposarsi lì. Esattamente. Lei mi ha raccontato proprio la storia, mia madre mi ha raccontato proprio la storia. E diccela. Allora, mia madre frequentava in quel periodo, sai, poi questi divi erano un po', no, irrequieti. Mia madre credo che frequentasse in quel periodo anche Gian Maria Volonté. Un applauso a Gian Maria Volonté, che è un altro dei mostri che non si ricorda tantissimo. Ecco, Gian Maria Volonté, e mio padre sapeva. Era geloso. Poi, peraltro, Gian Volonté era molto più giovane di mio padre, quindi mio padre aveva anche 10 e passa anni più di Gian Volonté. E mio padre non si decideva mai a fare questo grande passo. A un certo punto mio padre era in Australia a girare, se non sbaglio, un film che si chiama Squeeze a Flower, la chiama al telefono e si vede che lì la mancanza dice: guarda Lida, ti sposo, se mi dici di sì, io adesso sono vestito da prete, se non sbaglio, mi butto in piscina, senti lo splash, e tu mi dici che vieni qua in Australia, Mio padre ha detto va bene, vengo. Mio padre si è buttato in acqua e mia madre è andata, si sono sposati e c'è stato questo... Cioè così? Così. Ha preso proprio, guarda, neanche mia nonna neanche l'accompagnò. Mi ricordo che mia nonna, che non diceva, figurati se Walter ti sposa, vai lì. Invece mia madre è arrivata lì e si sono sposati. Questo è.